Ora vi racconto la storia di un insegnante che aveva perso le motivazioni per andare a lavorare. Vedeva il mondo bianco e nero davanti a casa, vedeva lavori in corso, vedeva polvere, confusione. E addirittura i nani del giardino del vicino lo guardavano, direi beffardi, dicendogli: ma dove vai ancora? In particolare ce n'era uno che lo osservava con attenzione e con i suoi occhietti gli diceva: basta, basta, finiscila, non hai più nulla da dire. E lui era triste, triste come i giochi di questo giardino coperti d'inverno. Addirittura le macchine per la strada, che lo vedevano così incerto, così svogliato, tentavano di investirlo sulle strisce pedonali. Ma un giorno si accorse che c'erano dei colori attorno a sé, qualcosa stava cambiando. E cos'era che stava cambiando? Vide un bar, vide il bar che ogni mattina trovava sulla sua strada colorato, con una persona che faceva colorazione, e gli sembrò subito simpatica. E poi vide un'edicola che tutti i giorni lo aspettava, ma oggi quel giorno la vide piena di colori, disse: andiamo a vedere se c'è qualche notizia, compriamoci il giornale. E sì, sul giornale c'era la notizia che faceva per lui, c'era quella notizia che avrebbe potuto cambiargli la vita. E allora sì, si mise in moto, fece, brigò, riscattò ed arrivò alla fine a prendere questa decisione. E il mondo gli parve tutto completamente diverso. Le scritte sui muri, che prima considerava solo un modo per imbrattare, ora lì si accorse che erano scritte d'amore, erano scritte di gioia, erano scritte d'affetto fra i giovani della sua scuola. E in questo nuovo modo di vedere il mondo si accorse anche che il lavoro era molto importante, e si soffermò su questa macchina. E gli venne in mente una canzone molto bella della sua gioventù che faceva: a lavorare bello, è bello faticare, prendiamo sul martello e andate a lavorare. E la sua vita cambiò.